veloce che in questi giorni in qualche modo è stato quasi presentato come sconfitti e vincitori, dal mio punto di vista è esattamente al contrario, nel senso che se andiamo a vedere i numeri che sono quelli che contano, la Lega ha preso un deputato in più in Sardegna al posto di un 5 Stelle, il centrodestra ha conquistato una regione in più e la Lega ha preso 24 consiglieri regionali in più. Il PD ne ha persi 13, il 5 Stelle ne ha persi 16. Quindi il fatto che prima si dicesse che il centrodestra doveva stravincere e il centrosinistra straperdere, mentre il centrodestra ha vinto ma un po' meno e il centrosinistra ha perso ma un po' meno, non può rovesciare la realtà dei Però fatti che è Pancari, quella che ho appena detto. Galli, Mentre l'altra cosa, una chiosa scusi se la velocissima che interrompo, riguarda il Galli. governo, Volevo dirle che c'è stata di la fatto battaglia era in Puglia l'evaporazione e in politica, Toscana. ovviamente, del 5 Stelle. Se noi facciamo i conti con i 400 parlamentari che ci saranno al prossimo giro, e il 5 Stelle che non è il 15-16 come dicono i sondaggisti che non so dove vanno a prendere i numeri, ma facendo il 2-3% al nord e il 10-12 al massimo al sud, diventa un partito del 6-7-8%. Quindi invece che 240 deputati al prossimo giro, 5 Stelle ne avranno più di 30-35. E questo non è un problema solo futuro per chi perderà il posto dei 5 Stelle, ovviamente, ma è un problema che di oggi del governo, dove abbiamo un PD che bene o male tiene il suo 18-20%, ma come alleato, oltretutto maggioritario di governo, un partito che ormai è sull'orlo della sparizione politica e questo inevitabilmente creerà problemi Allora, grossi però nei la prossimi 30 considerazione mesi, però anche è sul non discorso del arrivare recovery flash. fund. No, Sì. perché nell'analisi vincitori e vinti di Galli, il punto è che la partita era su Puglia e Toscana. Era lì che si giocava la spallata a Conte. Tant'è che un giornale non sospettabile di essere di sinistra, come il giornale di Sallusti, ha titolato nei giorni Appunto, scorsi appunto. Fallita la spallata. Poi il conto dei consiglieri, Fallita la quello spallata. non può essere considerato una vittoria politica. Cioè, la partita era Puglia e E Toscana. Toscana. Che erano poi alla vigilia le regioni, probabilmente con Beh, la sondaggi. Toscana 30 anni fa il PC prendeva l'80% dei voti. Oggi la Lega ha gli stessi voti del PD e comunque Sì, sicuramente ha però vinto Gianni, ci questo. mancherebbe No, altro, però sì, voglio dire, i anche numeri Galli. sono Però, mi ben diversi di permetta, quelli di un tempo. Galli. No.